Buongiorno ragazzi, io sono Bitskit e come sicuramente avrete capito, oggi andiamo a giocare Ardened Scale, un mazzo Selesnya aggro in Explorer. Lo facciamo in Best of 3. Prima di andarlo a vedere insieme però vi chiedo un aiuto per far crescere il canale. Se i contenuti che sto portando vi stanno piacendo, lasciate un like, commentate e iscrivetevi. Eccoci alla lista di oggi. Come detto in precedenza, il mazzo è basato su Ardened Scales. Questo incantesimo fa sì che ogni qualvolta viene messo un segnalino +1/+1 su una creatura, metteremo quei segnalini +1/+1 sulla creatura e poi ne metteremo uno aggiuntivo di segnalino +1/+1 su quella creatura che alla fiera dell'est mio padre comprò. Le creature che andremo a sfruttare sono sicuramente 4 Pelt Collector, 4 Swarm Shambler, è una carta che non mi fa molto impazzire, però come drop a 1 non c'è molto. E Angerback Walker ovviamente non è esattamente un drop a 1, ma è una carta che funziona molto bene in questo deck perché sarà molto semplice metterli su dei segnalini e poi quello che noi spereremo è farla morire il prima possibile per fare tanti tanti totteri e chiudere la partita volando. Tra i drop a 1 giochiamo anche 2 Ozolith, molto comoda come carta perché ci permetterà di usufruire di quei segnalini che abbiamo perso quando ci muoiono le creature sostanzialmente. Per quanto riguarda i drop 2, 4 Luminarch Aspirant, 4 Botanical Brawler, importantissima questa carta, probabilmente la più forte del deck insieme all'Angerback Walker, perché oltre ad avere travolgere, quindi riuscire a sfruttare benissimo tutti i segnalini che li metteremo sopra, non potrà sostanzialmente essere chan bloccata, riuscirà a crescere durante il corso della partita, è veramente una grandissima carta. Conclave immancabile anche lui, raddoppia sostanzialmente i... no scusatemi, fa come Ardened Scale, mette un segnalino in più se su una creatura sta per essere messo un segnalino. La cosa molto buona di questa carta è che quando muore guadagniamo vite pari alla sua forza, è una cosa molto importante soprattutto perché noi tenderemo sempre ad attaccare, quindi questa sorta di lifelink ritardato ci è molto utile nelle fasi di race. Per quanto riguarda i costa 3, Puzzil, Malamet Exemplar, tra 3 che costa 3, gli avversari non possono giocare spell durante il nostro turno, vedete di ricordarvelo diversamente da me, ma soprattutto quando attacchiamo con una creatura che ha una forza modificata, sostanzialmente ha una forza più alta della sua forza base, in cui entra in campo, pescheremo una carta, quindi ci aiuterà tantissimo a riciclare una mano che probabilmente svuoteremo nei primi turni. Gioco un Buzzery Cat, pensavo che potesse essere utile in questo tipo di deck sia per il +1 che per il -2, non l'abbiamo mai pescato, tuttavia non so, è un po' un jolly, potete decidere voi che cosa giocare. Chiudiamo la lista con 4 Collected Company, anche se non è il deck migliore in cui la possiamo giocare, sicuramente ci può dare una mano per fare doppio pezzo alla fine del turno dell'avversario e continuare la nostra race. Per quanto riguarda le terre, 2 Boseiju e un Eganjo, il resto terre semplicemente che ci danno il mana dei due colori che ci servono. Per quanto riguarda la side, 2 Authority of the Consus immancabili quando io gioco bianco, Invasion of Kobakan in 3x, 2 Lion Sash, Arwire Might, 2 Rest in Peace, Heroic Intervention e chiudiamo con Scavenging Goose. Come dico sempre, la side è molto personale, ragazzi, quindi decidete voi che cosa giocare. Andiamo a vedere come sono andati i match con Corrige e ci sentiamo dopo per i saluti. Ciao! Play first. Che ruga. Dai, mi droppa uno. Mannaggia. Vabbè, allora facciamoci male di Brushland. Di brutto. Sarà un uomo con Fire sicuramente. Probabilmente sì. Ma tu, eccolo, adesso testa di piscio. Hop. 2-2 a costo 2, okay. Come insegna la vecchia scuola. Allora io... allora, se vuoi fare Shambler, devi mettere prima il Mentor. Lo so, ma c'era anche il Botanic Brawler, che non era male. Farei o Mentor Shambler o Kuzil. Andiamo a 16. Per forza. Gonfiamo sempre lui. Voglio cercare di fargli tanto danno. Forse il Botanical era da far entrare. Non lo so. Che lui poi... qua ci fa un temporary lockdown, siamo disintegrati. Ok.
Ok, ok. Sta. Buona questa terra. Mentor Brawler. Caspita. In un gioco. Aspetta, solo, se vuoi... solo. È un rischio. È un rischio perché poi abbiamo solo Kuzli. Siamo la vratta di brutto. Vratta che però al momento non può fare. Nice. Oh, uguale. Sì, così li tiri fuori tutte e due da tre danni. Dai tre danni sì. Però la vratta la fa però se tira a terra. Se fa fires la fa la vratta. No, non aveva doppio bianco. Ah, ok, perfetto. Ci ha fatto vedere, cioè, per tua informazione ti faccio sapere che sono... Confermo fires. Che sono fires. Oh, esatto. Allora... Highway or Might potrebbe essere importante. Mi piace piuttosto dello Shambler, sinceramente. Shambler non mi sembra una grande carta. Abbiamo volendo Heroic Intervention, ma lui sicuramente gioca cose che esiliano. Uh-huh. Dai, Gokaban. Gokaban ci stavo pensando. Togliamo Basri. Basri. E uno Zolita. Io li toglierei tutte e due. Ne voglio tre di Gokaban. Ok, vuoi vedere la mano? Okay. Sì. E Intervention. Ma Intervention non possiamo andare a togliere top creature, non saprei che cosa metto. Cioè, vuoi proprio togliere i drop a uno? Togliere Shambler. Proviamo. Però Shambler ha quel minimo effetto antivratta. Sì, beh, oddio, no, anti-rimozione. Cosa ho sbagliato? Sì. Comunque qui puoi fare Submit. Ah, ma perché appunto ho reinstallato il gioco? È la allora, prima volta. La prima che... volta, sì, loro le prime volte te le raccontano. Ok, questa mano è decisamente migliore di quella che avevamo prima. E i Ganjo Boseju in prima mano sono un classico. Kuzil è così forte che non va bene per Explorer perché nessuno gioca nel tuo turno. È vero, Kuzil è una di quelle carte più forti nei formati più stretti, certo. Ok. Allora mettiamo una foresta. Io faccio Kuzil. Certo, perché se Pelt connette si pesca. Probabilmente no. C'era anche la possibilità di fare Boseju. Eh sì. Fare ma Boseju potrebbe essere che gliela tiri fuori nel suo turno il Brawler per quell'attacco in più che non si aspetta. No, certo. Allora qui lui o ha Bone Crusher o ha un altro dei nani. Secondo me ha un fuoco dell'invenzione. Potrebbe avere fire. Cioè sicuramente mi pare che non abbia malligato, quindi probabilmente ce l'ha. Il rosso c'è. Un'altra ley line, quindi ci toglie Kuzil. Che tra l'altro Kuzil contro Fires mi dice vabbè, ma io proprio non gioco. Ma questa la te... non gli vuoi far vedere Boseju? Sì, esatto. Tanto quella non gli stecca niente. No, ma lui se gioca questo in risposta gli spacchiamo questi due. Fammi Brawler, se tu fai Brawler e Hungerback. Ma lo faccio pescare. No, voglio stare aperto di Pelt Collector. Zuzu te lo metti nel culo.
leso. Sto. Zuzzo. No, no, sto fermo. Sì. Così se vuole fare terra e giocare un 5-4 che non pesca niente. Poi è vero. Sì. Cioè, il problema è che comunque gli diamo due terre, per carità. Però... Triomi forse. Che devo fare però? Qualcosina mi serve. Ok, quella la teniamo. Farei un hangar back. No. Facciamo questo. Devi fare anche Pell Collector. Sì, facciamo Pelt. Ho da fare prima allora. Sto viaggiando tutto in funzione di una vratta, quindi... Sì. Di Pelt era da fare prima, ovviamente. Ok. Sì. Qui ha tre mana. Sì. Tre mana. Ne ha quattro in realtà. Boseishu che resiste. Partono trigger, no? Aspetta, poi ci sono i suoi. No, non partono i trigger. Ah sì, partono. Ma allora non ho capito. Perché con Coco no, certe cose partono con... Zzz! Bim, 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 bim. Zzz! È ridicola. Però c'ho... Ma io la terrei. La terrei, sì. Perché... Dipende molto, cioè, cosa fa. Le cose forti non ce le ha in mano, quindi saranno nel mazzo. Ecco. Partirei di Ardenen. Sì, facciamo Hungerback 2-2. No? Ho Zolito? Sì, no. Hungerback, Zolito, no? Lo puoi fare anche dopo la creatura. Mm-hmm. Lui è un White Winnie che ci tirerà danni. Ok. Ma non ci interessa, vero? Quello no? No. No, stavo pensando che essendo bianco lui probabilmente esilia, che per noi è veramente fastidio. Uh-huh. Zolita dice quando muore la creatura, vero? No, ma per Hungerback dicevo. Ok. Si è già messo due pali. Bah! Beh, tre di costituzione. Certo, no, certo. Lui cresce, cioè... Good company, ok. Questa è molto bene. Questo mi piace molto. Però a questo punto farai doppio doppio e pompiamo Hungerback. No, guarda che non... Ah, è mitico, ok. Ozolith è leggendario. Quanto può scappare? Uno. Mm-hmm. Volatile. Capuzzola. Beh, il Boseiju. Ma Boseiju. Però poi ci torna dentro 0-0. Entra morto. Va bene. Ah no, leaves the battlefield. Ah, ottimo. Sì, carino. Ok. Ok. Allora. Ancora speranza. Credo. Mm.
Eh sì. 5. 6. Boseggio la voglio tenere? Sì. Io la metterei giù. Ma per Coco? Se peschiamo un'altra Coco al più, però. E lui blocca solo quella qua in mano, no? No, all. Ah, all. All con the chosen name. Restoration. Ah, e con un disegno alternativo, non capivo. Eh sì. Uno. A questo punto possiamo dargli una passata. Sì. Lui ha una terra in mano. Rimozioni instant bianche, non mi ricordo. Non in questo formato. Non... Beh, sì, c'è Get Lost. Ah, giusto. Vabbè, che la usasse, cioè, nel senso, è andata così. Tu l'appoggeresti? Io no, perché questa mi... non mi piace proprio. Ma se gliela spacco e boh. Ah, beh, ho capito. Cioè, sì. Va bene, il trusino adesso farà così, volatile, per spaccare, però... Non mi sembra una genialata in realtà. Anche perché, scusami, ma... me la fa stappata. Cioè, quindi tu adesso mi dai questo. Benissimo. Perché Cuzzil, cioè... è leggendario. Sì. Peccato questa ossification, porca miseria, che... cosa è successo alle terre? Sono inciccionite. Allora lui adesso ha il castello. Mi ha messo lo stop. Sì. Ok, bello stop. Io farei Ardenet Pelt. Sì, quello indubbiamente. Però non... non... Dunque, se vuoi attaccare, devi attaccare... ma te lo stampa di castello, devi mandargli anche lo Shambler. È che volevo gonfiarlo, lo Shambler. Però ha sensissimo. Anche perché cioè, tanto se vuole, Shambler dovesse morire in qualche modo... Beh, sai, il castello è ottimo tenerglielo impegnato. Sì, sì, non vuol dire che non gioca altro. Esatto. Che altro Shambler o si porta via qualcuno dei suoi o fa 3 danni. Esatto. E noi peschiamo una carta. Sì. Hop. Buona. Buona che questa terra. Giocatori. Sì. Buona. Io penso che lui però non stia rivedendo le rimozioni, perché il suo, essendo un mazzo tasse, ho paura che non stia vedendo le tasse giuste. Lo Spirit Core lì, l'Apparition. Lo Drammi. Vabbè. Questo lo... Questo gli fa molto male. Gonfierei qualcuno che non ha segnalino o il mentor che poi fa vite a manetta. Allora, se ma tu no, lo metti sul pelt diventa un 4 trample, giusto? 5. Beh, io non so contare, cioè... viene mette una. Ah, perché Ardenet Scale dice più 1. Perché Ardenet Scale sono 2, esatto, più 1. Dice più 1, quindi 2 2 4. Stiamo sempre. Allora, come prima live, questo può essere comodo? Sì. Gobakan. No. Consuls. Qual è il piano di Restoration of Eiganjo? È un baule. Non è che ha un piano, è super value, Corridge. Cioè, semplicemente gioca una carta terra, zero, cioè fa tutto quello che serve in un deck del genere. 3-4. Ma no, stavo pensando a Rest in Peace. No. Vasari purtroppo è una... funziona solo on the play, secondo me, soprattutto con deck così aggressivi. Tolgo... cavolo, sono tutte forti. O un Ozzo o uno Shambler. Io toglierei un Ozzo.
Ma sai che anche Angergab. Beh, no, è un problema per lui. È un problema comunque. Perché le rimozioni le deve usare su tutti. E poi se Angerback arriva e scappa, lui non ci fa niente. Sì. Però cosa Sto vorremmo? Sto pensando a Consuls. Più che altro per il suo castello. Per il suo castello ci fa vincere le race. Andiamo a provarlo. Andiamo a provarlo. Dai, proviamolo. Ozolith è dimostrato forte. Devo togliere ancora una, però. Sì. Dai, un hangar. Sì, Walker che costa doppio. Va bene. E comunque è un mazzo molto stretto, cioè vai a togliere tutto ciò che è sinergico per mettere cose non sinergiche. Hai capito, è un aggro comunque. Io ho tenuto qua, cioè. Beh, hai fatto bene, direi. Ok. Si parte di Scales. Farei Authority, tanto dopo abbiamo... Ah, perché tu dicevi... ma tanto... Cioè, secondo me facciamo... Facciamo un cazzo, no? Facciamo? Case costa 3. Vabbè, comunque allora, la giocata ce l'abbiamo, cioè, non è un problema, non è un problema. No, non faccio mentor a sto punto, faccio doppia giocata. Faccio ma mentor ha doppi segnalini. Ui. Ho capito, ma preferisco pompare il pelt dopo. No, se tu facevi mentor, poi facevi 2-2-2 a costo 1. No, come faccio? Non mette segnalini lui. Ah, no, è vero. Mamma mia, me lo dimentico sempre. E toglici il mentor. Ho capito. Io ti metto. Però adesso pizza. Facciamo... La top deckiamo come i fenomeni. Miau. Miau. Miagola, ma non è così dolce. Il problema è che gira Gobakan, che fastidi. Però si toglie un parante, cioè... Oh no. Oh oh. Oh no. Qui è un brawler. Che cosa? Questo è il problema. Karn sulla folla. Non ho capito qual è il tuo problema. Corrado ha 4 mana liberi. Ah, Emperor. Vabbè. Ma che è Emperor? Non è Emperor che mi preoccupa. Oh santa Madonna. Ah, set the package. Che cazzo. Chonid che mi ha messo l'ansia. Ormai è ovunque quella carta. È un complotto. È un gomblotto. Faccami la terra. Però c'è anche da dire che se è Settle the Wreckage deve comunque rimanere aperto. Cioè ci si può girare intorno. Quello per carità. È settled. È sicuramente settled. Mm-hmm. Sì, settled. Dunque. Terra sicura. Chi vogliamo... Allora, se tu giochi, dopo giochi il mentor da 4, puoi gonfiare Shambler, perché hai un mana libero. Possiamo mandare botanico le pelt? No. Solo uno. No, perché non voglio così settle. Cioè, voglio girare intorno a settle. Così, se vuole, para e comunque gli faccio 3 danni. Intanto pesco. Ah. Sì. Stavo pensando se fino a 2 creature ne valeva la pena per fargli tirare fuori il settle. No. No, perché sono in vantaggio io. Uh-huh. È recidivo perché veramente potremmo avere Boseju e lui, vabbè che tanto abbiamo Kuzli, però potremmo avere doppia Boseju. Ma non ha... ma vedi che siamo tonti. Kuzli non gli fa tirare settle. Ma che porco
Allora vai a fanculo, te che me l'hai detto dopo. Vaffanculo Nid che mi ha fatto venire le paranoie. Vaffanculo a me che non leggo le carte. Porco, ecco, porco! Tutte le lezioni imparate in un'unica partita. Porco. No. E adesso perdi, guarda. Ossificazione. E adesso hai 4 mana. E adesso hai, ecco, 4 mana. Ecco. Disastro. Che disagio, che disagio. Che tonti. Ma tu a cosa servi? Dai, smettila, Gigino. Lui fa GG perché... No, la bratta. Lui sta facendo così. Allora, al di là di tutto, comunque gliel'abbiamo beccato. Perché è un settle. Lui fa GG, fa così perché ce lo vuol far tirare. Toh. Dai. Come se non lo sapessi. Ma va, che imbecille che sono. Che somaro. Che somaro. Vabbè, Skase. Sì. Facciamo un altro. In realtà l'ho fatto per il content. Ma che pezzo di minchia. Sei veramente una testa di minchia, Gabri. Ma perché fai così? Una volta che giochi le carte forti. Ma veramente, ma abbiamo fatto il deck per Kuzli, porco Giuda. L'abbiamo fatto per lui. E Metaforacol stava ridendo sotto i baffi da mezz'ora, dice guarda che tonto, non lo sa. Angel. Non se ne manco accorto. Oddio, quanti mana ha? Ah, non ha più cosa. Abbiamo vinto lo stesso. Che becchi. Ancora una signora mano. Sì, però partiamo per sicuro. Ah, comunque, sì, esatto. Se il Genesini, che ci insulta, che mi insulta, no? Liste di merda, lui fa top in culo a sua nonna, vede la partita di prima, cioè, c'è una rivoluzione. Dice, vedi che c'ho ragione. Vedi che c'ho ragione, che sei una sega rotaia. Io mi iscrivo al canale di Genesini. Io riesco a divertirmi lo stesso. Hai perso? Non ho perso. Forse. Quindi facciamo un hangar back dopo, molto probabile. Oh. Hangar back. Buono. Tum. Basilicat, costa 4. Ah, lui. Sì, preferisco fare il Luminarca. Perché se ha una rimozione preferisco che se la prenda al Luminarca che l'Hungerback in un certo senso. Beh sì, comunque 4, diventa 4. Un 3. Oh, 4. Ah sì, giusto, lui è un 2. Cioè è un 1. È un 3, parto può parare bene. Parto sempre con l'idea che è un 2-2, ma secondo me muore. Para benissimo. Ecco, para benissimo. In realtà, quasi quasi possiamo paro. Possiamo prenderci. No. Vedi? Paro. Sì, sì. Mm-hmm. Veramente una carta da scemi. Però lui non ha saltato il drop della terra. Guarda te quanto danno ci sta facendo Taglia. Questo turno poteva essere Hungerback o Zolita, invece è solo un triste Hungerback da Beh, triste mica tanto. Sì, scusate. Triste, mica tanto. 2-2, poi gliene mettiamo su altri 2, un 4. Sperando appunto che... Che non ci sia ossification in giro. Che devo farci? Uh-huh. Non siamo neanche riusciti a dare una sgasata per recuperare... Ok. Va bene. Che l'ha messo su... Sul cesso là, né? Sul lord, sì. Sul cesso. Ho detto bene, sul cesso. Cosa fa Basri? Ma come, qualcosa cosa di utile? No. Direi di sì. Gain in the start. Forse è meglio fare Zolita Swarm? Sì, facciamo sì, gente. Sì, adesso lo farei. Sì, io farei gente. Basri, secondo me, Basri può scendere e fare. Sì, quando è il momento perché giusto. Facendo così abbiamo anche l'Hunger Backup. Uh-huh. Lui ha 2 terre. Quindi... Eh sì, ci è andata bene perché
Una terra poteva essere... No, il problema è che lui Adelina. Ha le rimozioni. Ma Adelina non mi preoccupa. Mi preoccupa la rimozione... Brutal Qatar, tipo. Eh sì, vedi. Quelle... Due coglioni, oh. Esiliano tutte, non ammazzo. Va bene. Oh, no. Non ho parole. Pare che si stampa in continuazione, forse ci sta anche gonfia. La sua giocata. No, vabbè, ma non preoccupare. Forse ci sta anche la sua giocata. Fa ridere che ne ho pescato un altro. Diventa abnorme. Perché Angerbach non ci conviene farlo diventare troppo enorme. No, vabbè, però era un mana flottante che male non faceva. Il problema è che sono tante le botte che ci sono in campo. Ah, tu attacchi. Sì. Puoi morire di counter attack. Sì. Mm. Potrei. Sì. Ho capito. Basta un lord. Mm. Che ti devo dire? L'unico problema è che ti sei congelato. Ho capito, era un sei Gangio. Non attacca. Ok. Il problema è questo. Beh, finché giochiamo almeno una spell. Sì, ma lui ne gioca due e lo gira. Destroy Evil. Ma perché? Quindi ci mette 7 segnalini. Ho capito, ma non ho capito la giocata. Perché dice Cussi, poi mi impedisce di... Aspetta. Vado ad attaccare questo. È gigantesca. Ma sempre ce la toglie. Ma quindi ha due carte giocabili in mano? E forse ha un Brave the Elements. E quindi poi si gira. Dov'è il Botanical quando serve? Ocio. Eh sì, Botanical non sarebbe stato male per niente. Però in realtà... Ok. 6-4, Ward 1. No. Ma se benissimo. Gioca spell, se non le gioca, se non lo gira... Okay. Questa è buona. È il momento di farla adesso? No. Che cosa? Collected, non c'è niente che entrando ci aiuta. Mi pare. No. No. Allora, aspetta. Siamo dentro, aspetta che cerco di rimetterti lo stream. No, lo stream è suo, che non carica. Ah, è suo, ok. No, vabbè. Allora, qua non posso attaccare con tutto giù. Perché muoio, sì. Quindi lui non può giocare niente nel no, tuo no, turno. Ma non è quello, è che io muoio di drawback. Mm-hmm. Devo attaccare con... Un bestione solo. La Luminarca. Abbiamo Coco comunque. Esatto. Ok. And ok, vediamo cosa fa. Attacca con Adelina. Io parerei con Angerbeck. Eh sì, perché poi hai 80.000 volanti. Hai capito, io voglio che lui muoia. E poi segnalini.
di Hungerback vanno su Zolita, che li metti su un volante. Esatto. Io però ho bisogno della pagina 777 di Televideo, perché sono... sto solo ascoltando, c'è un arrivo problema subito. Di streaming. Aspetta, no, te lo devo tirare giù e rimettere sul mio turno. Gioco la Collected Company. Sì. Che mi tira fuori una Spyran. Il problema è che adesso si gira Brutal Qatar, ma cosa ci toglie? La Luminarca 11-11. Vabbè, me ne faccio una ragione. Però ho appena messo 16 segnalini su un tottero volante. 17 segnalini in realtà. 18, vabbè, tanti insomma. Ok, andiamo a G2. Eccomi. Benissimo. Allora, è Authority? Secondo me niente. Non cambieresti niente? Anche. Secondo me niente. Al massimo metterei Heroic Intervention invece. Ah, per una parata da pazzo. Allora togli Basri. Sì, come detto prima, lo Zolita ci ha fatto vincere, ma ne toglierai uno. Sì. Ci siamo già dentro. Posto. Starei così. Sì. Perché Heroic Intervention ci può aiutare anche contro... Contro Brutal Qatar. Brutal Qatar. Sì. Il mio pony è diventato un gatto. Che cazzo. Ti piace? Beh, comunque hai la curva. A me sembrava un'eiaculazione precoce, però. È sempre che in fondo sei arrivato. Un po' ho presto, capito, magari. Ma non fai una bella figura. Se c'è anche lui, solo... però. Aiutami, Corrado. Te che ami questo io farei deck. Comunque. No, farei comunque Swarm Shambler. Cioè, Zolita lo puoi giocare più tardi. Ah, è vero, non è come Ardenen. Non è assolutamente. Zolita è una di quelle carte che. O bene bene o male male. Ma no. Boh, non lo so, non sono mai riuscito non ad apprezzarla, proprio a capirla. Vedi, Corrado, che avremmo dovuto fare Zolita. Ma può star lì dov'è? Ah, tu fai Scase, giusto? Certo, perché gli viene un Hungerback. Ah, sì. Uber gigante. Sì. Anzi, io farei Kuz. Vabbè. Vabbè. Partito grosso. Io paro. Sei sicuro? Sì, sì, perché dopo sono troppi. Cioè, non... Allora qui però... Ah sì, puoi fare Hungerback. No, facciamo doppio. Pelt into facciamo... Hungerback. Prima Pelt. Esatto. E d'altronde... Noi comunque abbiamo anche avuto fortuna sul fatto che non... Che non, non ha trovato subito la terza terra, Corrige, cioè... Sì, sì. Qua non ha fatto qui. Il drop a 1. Sì, beh, però è partito da Dio. Cioè, nel senso che... Sì, ok, poteva partire meglio, indubbiamente. Però non mi sembra... Cioè, non ce ne lamentiamo, ecco. Qual è il blocco? Questo. Ci abbiamo un altro... Sì. Sì, bisogna... Il blocco qua è resistere. Cioè, qua bisogna resistere. Posso fare così adesso. E tanto dopo ci unblocchiamo. Cerchiamo di fare un Hungerback più grosso possibile. Human. Beh, che te devo non dire? Vorrei, non vorrei dire, ma. Ho capito. Vabbè. Ma questi sono. Colorless. Ma questi sono colorless. Cioè, è un attacco di merda. Di merda, no. Però sostanzialmente vado a parare allora. Le cose che avremmo parato comunque prima. Beh, no, pare il 3-1. Pare il recruitment. Ah, che becco, è vero. Vero, è vero. Va bene, dai, va bene. E scendi, arrivi tardi, amico.
uno, uno non è, però. Allora, possiamo ancora remare, però non riusciamo mai a trovare il momento per passare oltre. No, no, dovevo parare questo, che scemo. Non so perché ero convinto, gli rimaneva comunque il token. E buonanotte. Vabbè, questo... Sì, ok. Green. Posso. E allora, vabbè, let's go. Così... Sono bravo anch'io. Allora... Ma secondo me va bene. Finalmente iniziamo una partita per primi. All'alba della terza partita di Best of Three. Draw first. Ah, no. E questa va bene. Sì. Sì, perché taglia non ci dà troppo fastidio. Qui anche malligato. Sì, fai branch loft comunque. Qui ogni vita conta. Mm-hmm. Esatto. Tanto il doppio bianco mi pare che ti serva. Botanica 4-3-3. Ogni volta è un terno, Giove, non lo so. Tiro il dado. Non lo so. È bella la Virce, mi piace. Sì, giocate in un mazzo con taglia, poi uno spettacolo. Sono io un scienziato. Ho detto che mi piace la Virce, non ho detto che Pelt, perché poi sfrutta l'abilità di Brawler. Ok, sì. E questa gliela tiriamo anche in testa. Direi di sì. Brutal Qatar sarebbe un problema, però se fa Brutal Qatar noi abbiamo Qatar fortuna di pescare tu terra. Una terra, esatto. Boh. Sì, ma chi ci toglie? Ci deve togliere il botanico. Deve togliere il Brawler. Comunque Luminarca, cioè, e non può attaccare, sì. Capito? Battuta d'arresto. Pelt. Pelt va. Pelt va, certo. Va, sì. Siamo noi. Degli scienziati? Cioè. Pelt va. Vabbè, lui... Ok. No, che becco. Della Madonna. Dai, però, dammi una terra, porco Giuda. Vada via il Q, va, porco Deagle. Sempre su Pelt. No. Aspettiamo un po'. Questo però è un problema. No, la terra ci ha fatto. Fermi l'attacco. Il problema è che mo gioca questo. Questa roba è stupida. Mai. Dai. Vabbè, dove andiamo? Lo so. Lo appoggio e poi tu mi uccidi. Cosa ti devo dire? Oddio. Beh, oddio, sono 6 segnalini che vanno su Zolita. Lui deve usare l'iniziato. Colgo, Oppure, vabbè, necatombe facciamo. Allora, prenderei recruitment e... Sto cercando di togliere sta pedina dalla minchia. Esatto. Sì. Effettivamente. Tu sei a 17, eh? We still got this. Mm-hmm. Sì. Ricordati di gonfiare lo Shambler. Sì, costa così. Sì. Ne prende 2. E allora sì, facciamo però... un altro Shambler. Ti fa partire il Pelt Collector? No. Questo però sì. È su... tutto su di lui, giusto? Perché sì, travolge. Perché travolge. A sto punto non...
Sì, take action 12. È for strike sto roba. Ed è, capito che è for strike, 5 contro, no, 12, che miracolo ci terra. Fa. Figurati. Get lost. Vabbè, non è un problema, non è un problema, Corrige. No. No. Abbiamo un altro Shambling, abbiamo un altro Parante e ho zolito comunque le robe, le sta spostando. Allora io farei Shambler e esplorerei. Assolutamente. Hai due esplorazioni per trovare la terra di Company. Shambler, sì. Ok. Tappata. E va bene così. Stai, esatto. Che alle brutte gonfi uno Shambler. Mm-hmm. Get lost. Get lost. Sì, è sì, okay, beh, come card. No. Dico, Get Lost ci ha fregato, mica fa bene a giocarla. Mm-hmm. Sono d'accordo. Lui. Non è forte quando l'avversario ha tante creature. Però questi inni non lo aiutano. Beh, no. Secondo me no. Allora gonfia. Sì, certo, ho capito cosa intendi. Però più due tutti i turni. Chi è che travolge di noi? Nessuno. Nessuno. Noi facciamo un Angerback. Angerback o uno. Company? Facciamo Company. Però no, Angerback. No, io metterei giù Angerback, perché se lui osa anche solo attaccare, poi lo uccidi. Mi fido. Mettili sull'hangar. Sull'hangar? Sì. E adesso gonfi lo. E quindi lo manderemo sempre al macello. No attacks. Poi hangar si gira. Tu dici hangar lo. Se dici fa hangar get lo mandiamo. Sì, se fa get lost ha 17 pupazzi e 17 segnalini su Ozolit. Non può neanche. Vabbè. Prima attacchiamo. Sì. Hai mai visto? Gonfia un po' di qualcun altro, forse? Non so. Ma non gli sto mai dietro. Però sì, perché se aumentiamo il numero di creature, passano. Cosa fai instant, amico? Basta che non sia un esilio, ti... poi... amico. Due pupazzi. 17. 17 pupazzi. E io sto aperto di cocco, sì, è inutile fare botanical. Ok. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo svangata contro Mono Bianco. Madonna, dopo che eravamo io che non mi sentivo trovava mai lo spazio la per risalire. Punta di cazzo nel eri seduto comodo, diciamo. Ero comodissimo. Vabbè, in risposta facciamo niente. GG! 3 su 3, madonna mia. Che mazzone, fortissimo. Che mazzone. Speriamo che stavolta abbia registrato Walker. Tutto. Walker è forte. GG. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto. Passate una buona giornata e al prossimo deck.